Benvenuti amici di Android Blog al confronto tra due dei migliori terminali per la fascia al di sotto dei 250 euro nel mercato Android, Motorola Moto G e LG G2 Mini. Due approcci completamente differenti alla filosofia Android, ma risultato altrettanto valido. Andiamo a vedere il perché. Eh sì, eccoci dunque in compagnia di questi due ottimi terminali. Io vi invito ad andare a rivedervi le rispettive recensioni per tutto ciò che riguarda le dimensioni e le caratteristiche tecniche principali di questi smartphone. Io mi limito a farvi vedere come si traduce questa differenza dimensionale, che in realtà non è per niente marcata. Vi faccio vedere come Motorola Moto G sia leggermente più spesso, come sia praticamente lungo uguale a G2 Mini e ma leggermente più stretto, ma sono davvero inezie, nonostante il display di G2 Mini sia di 0.2 pollici più ampio. Per quanto riguarda il peso, invece, 20 grammi in meno per LG G2 Mini si fanno sentire. È davvero molto molto leggero questo terminale di LG, che comunque ha lavorato sulle cornici per andare ad ottimizzare il più possibile lo spazio frontale. Tasti software su schermo per entrambi i dispositivi, Snapdragon 400 per tutti e due, quad core Cortex A7 1.2 GHz, 1 GB di RAM per entrambi, 8 GB di ROM per entrambi. Motorola Moto G c'è anche da 16 GB, ve lo ricordo, non espandibile, 8 GB ma espandibili con micro SD sotto la cover, che non vado a rimuovere, l'ho già fatto nella recensione qua sotto, che va ad espandere gli 8 GB di memoria, che poi sono 5 quelli davvero usabili, poi lo andremo a vedere. Abbiamo comunque il LED di notifica di stato su Motorola Moto G non presente su G2 Mini, ma soprattutto il sensore di luminosità, vedete la possibilità di impostarlo su automatico qua su Moto G, cosa non presente e cosa francamente piuttosto fastidioso che non ci sia su LG G2 Mini. Questo però devo aggiungere che la luminosità massima di G2 Mini è comunque un filo superiore a Moto G, nonostante tutte e due si vedano abbastanza bene sotto la luce del sole, non così bene come si ci aspetterebbe, ma comunque con un po' di acrobazie si riescono a vedere. Cosa abbiamo in più su LG G2 Mini? Invece abbiamo il modulo NFC qua dietro e soprattutto il modulo LTE 4G, cosa non presente su Motorola. I display invece sono differenti per risoluzione. Abbiamo un display HD 1280x720 pixel su Motorola Moto G e un display invece QHD, un quarto dell'HD, 960x540 pixel su G2 Mini. E qui la differenza si vede. Scusate, ve li avvicino, vi faccio vedere, guardate le scritte soprattutto, ma soprattutto sotto la luce del sole è impossibile non notare i pixel su G2 Mini. Anche per quanto riguarda la cromatografia abbiamo un vantaggio per il Motorola, diciamo che anche a livello di neri la parte del sensore di luminosità va a regolare molto bene il contrasto e quindi non abbiamo problemi di neri. Vi faccio vedere come si traducono le differenze del display in fotografie reali. Andiamo ad alzare la luminosità al massimo. Ecco, guardate come i colori di Motorola siano più belli, più realistici e comunque rendano meglio, anche i contrasti sono migliori su Moto G, quindi parte display nonostante la diagonale inferiore, ma davvero praticamente non si nota, che va indubbiamente a vantaggio di Motorola Moto G, davvero un bel display, lo si vede anche così dallo sfondo. Per quanto riguarda l'autonomia invece sono paragonabili, diciamo che tutte e due portano a sera e LG G2 Mini, nonostante l'amperaggio superiore, sono 2440 mAh contro 2070 di Motorola, nonostante l'amperaggio superiore, stavo dicendo, arriva a sera con una percentuale inferiore rispetto a
a Motorola. Probabilmente questo è dato dal fatto che il software di LG è profondamente personalizzato dalla casa, ma lo andremo a vedere più avanti. Passiamo adesso alla parte telefonica che trova una ricezione ottima per entrambi, una qualità audio generale ottima sia dalla capsula che dal viva voce per entrambi, ma andremo a sentire come il viva voce di Moto G sia superiore di volume. Andiamo quindi a chiamare un numero verde perché abbiamo il schede diverse e quindi cerchiamo di fare la stessa prova. Chiamiamo, attiviamo il viva voce, alziamo il volume, come vedete software completamente stock, non c'è la videochiamata standard. Benvenuto nel servizio clienti Enel Servizio Elettrico che opera sul mercato. Davvero molto potente e molto buono l'audio di Motorola Moto G. Andiamo a fare la stessa prova su G2 Mini. Anche qui non c'è la videochiamata standard, ma lo speaker è posizionato qua in basso, l'altra griglia è il microfono, non sono speaker stereo, alziamo il volume. Benvenuto nel servizio clienti, è un servizio elettrico che opera sul mercato di maggior tutela. Allora, come avete sentito, l'audio è corposo per entrambi, sono ben riprodotti, ma quello di Moto G è notevolmente superiore nonostante l'altoparlante che è qua dietro, che quindi subirà un'attenuazione quando andremo ad appoggiarlo su un piano particolarmente assorbente. Dalle chiamate passiamo agli SMS, andiamo a vedere il client stock di Android, davvero stock anche la tastiera. Proviamo a scrivere qua nel campo di testo. Tastiera veloce, correttore automatico che funziona davvero bene. Andiamo ad aprire il reparto SMS che trova anche qui una profonda personalizzazione con queste gesture per aumentare i caratteri su G2 Mini. Vedete anche la tastiera come sia diversa, numeri in prima funzione, numeri che sono in seconda funzione qui su Motorola. Andiamo a scrivere anche in questo caso. Andiamo a cancellare se no non ci fa scrivere. Due ottime tastiere, più personalizzabile quella di LG, e entrambe non hanno lo swipe, come potete vedere. Però sono comunque tastiere che ci stanno sempre dietro e che non ci danno problemi nella scrittura di tutti i giorni. Andiamo ora a testare il client email di Android 4.4.2 per entrambi, ma email su Motorola Moto G che hanno quel qualcosa in più. Andiamo a vedere che cosa intendo, cerchiamo di aprire la stessa email che la troverò, sì, eccola qua. Andiamo a mostrare le immagini per entrambi, qua è già stato fatto, pinch out totale fino a tutta la grandezza dell'email su G2 Mini, pinch out inserito in Android 4.4.2 anche su Motorola Moto G. E vedete come nessuno dei due abbia problemi, ma qua sul Motorola noi possiamo ad andare a cancellare un'email direttamente facendo uno swipe, cosa non possibile sul client di G2 Mini. Scusate, vado a rispondere alla chiamata e ci rivediamo tra poco. Scusate l'interruzione, purtroppo era una chiamata che non potevo rifiutare, ma dal client email adesso andiamo a parlare del browser web, browser stock su LG G2 Mini e Chrome su Motorola Moto G. Andiamo ad aprirlo, andiamo a cercare il nostro sito e vediamo se riusciamo a farlo partire insieme. Ok, proviamo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Carica Chrome più velocemente, andiamo ad aspettare anche il G2 Mini. Consideriamo che la ricezione del wifi non è granché per entrambi, siamo un pochettino lontani dal router, quindi può capitare che uno dei due non sia così veloce.
aspettiamo comunque il caricamento completo anche su G2 Mini prima di andare a navigare nella pagina. Ok, su Motorola non vi sono problemi anche con Chrome che adesso ho schiacciato di tutto tranne quello che dovevo. Ok, Chrome che è migliorato notevolmente con gli ultimi aggiornamenti. Browser stock che comunque non è male, permette una navigazione buona anche su G2 Mini. Entrambi vanno a fare lo zoom quando andiamo a fare il doppio tap, comunque scroll completo senza particolari difficoltà. Proviamo con un sito un po' più pesante sperando che la rete ci assista. Andiamo su Il Corriere. Ok, andiamo anche a cercarlo qui. Ok, proviamo a fare la stessa operazione fatta in precedenza. Modalità desktop, non so se è attiva, adesso aspettiamo il caricamento, qui non lo era su Motorola Moto G, aspettiamo anche il caricamento su G2 Mini e poi l'andiamo a richiedere contemporaneamente per tentare di fare una prova più equilibrata possibile. Sì, in realtà è piuttosto lento oggi G2 Mini, ma ho il vago sospetto che sia più colpa del router abbinata alla comunque bassa ricezione del wifi. Andiamo a chiudere la scheda in precedenza intanto che si ricarica. Sì, vista desktop che non c'era per entrambi, proviamo senza aspettare il caricamento ad andarla a richiedere in entrambi i dispositivi. Vediamo che si ricaricherà. Ok, l'ha presa. Aspettiamo, sito del Corriere davvero molto molto pesanti per due dispositivi che con uno Snapdragon 400 non hanno una altissima potenza. Guardate comunque, Moto G si conferma davvero un ottimo smartphone ottimizzato davvero bene. Guardate anche sul Corriere, a parte un po' di difficoltà di rendering e questo bug di Chrome dell'ultimo aggiornamento che carica un pezzettino e poi carica tutto di colpo, la pagina che è piuttosto fastidiosa. Non vorrei farvi aspettare troppo a lungo per il caricamento di G2 Mini. Fidatevi delle mie parole, quando la rete lo permette, quando non ci sono problemi, anche G2 Mini è abbastanza veloce e permette una navigazione più che soddisfacente, con in più tutte le personalizzazioni del browser di LG che Chrome non ha e come siamo abituati a conoscere. Usciamo quindi dal browser web e andiamo a parlarvi di multimedialità, nello specifico di fotocamera. Ecco, andiamo a vedere la camera da 5 megapixel di Motorola Moto G, quali impostazioni permette. In realtà davvero poche. Qua possiamo andare a attivare e disattivare 16 noni, il suono dello scatto, HDR automatico che funziona molto bene, il flash automatico e il tipo di messa a fuoco e dell'esposizione, poi la modalità slow motion e la modalità panoramica, oltre al condividere la posizione. In realtà nient'altro, non abbiamo altre impostazioni per i video, non abbiamo altre impostazioni per le foto, quindi non possiamo scegliere neanche la qualità scatto che si fa con il tap sullo schermo, che risulta abbastanza rapida con la galleria rapida facendo uno swipe sulla sinistra. Andiamo a fare la stessa operazione con LG G2 Mini senza demolire tutto possibilmente. Apriamo la fotocamera, vi faccio vedere prima di tutto tutte le impostazioni. Qui abbiamo le scene e alcune scene, qui abbiamo le impostazioni sia della camera e dei video che invece sono in seconda funzione, li abbiamo qua, ve li faccio vedere subito. Impostazioni dei modi nei video, qui le impostazioni Full HD 30 frame per secondo, video che su Motorola invece vengono girati a 720p. Per quanto riguarda i risultati li andremo a vedere a breve. Adesso proviamo uno scatto anche su G2 Mini per farvi vedere la velocità. Fuoco a 9 punti su G2 Mini, ecco fatto. Collegamento qua della galleria. Velocità paragonabile, messa a fuoco paragonabile. Impostazioni che ovviamente vanno a vantaggio di G2 Mini. Comunque punta e scatta che è più che soddisfacente anche su Motorola. Andiamo a prendere la galleria
per vedere gli scatti effettuati. Intanto cerco di fare tutto piuttosto in contemporanea per vedere le velocità di aperture delle varie applicazioni. Andiamo ad aprire qui il rullino, andiamo a vedere come in esterno la camera da 8 megapixel rispetto a quella da 5 di Motorola Moto G vada a permetterci un dettaglio un pochino maggiore. Ecco, potete vederlo qui. Anche se non più di tanto, non sono male con tanta luce gli scatti di Motorola Moto G, soprattutto se pensiamo alla fascia di prezzo. Guardate la macro, purtroppo ha messo fuoco solo il secondo piano, però e fa capire comunque la qualità della fotocamera. Ecco, vedete invece quello che vi dicevo, il maggior dettaglio che andiamo a cogliere con la camera di G2 Mini. Entrambi non sono granché nelle foto notturne, se riesco vi faccio vedere questa, come sia difficile da vedere la qualità. Tra l'altro non so se riuscite a vederlo, ma avete comunque tutte le prove, le foto in più grandi sulla nostra recensione, di cui trovate il link qua sotto in descrizione, link che darò anche per i rispettivi articoli dei due smartphone separati. Camera frontale che, diciamo, lascia un po' a desiderare su entrambi. Vedete i contorni come vengono sgranati. Diciamo che è meglio usarla solo per le videochiamate e non per i selfie. Già che siamo nella galleria, vi parlo anche dei risultati dei video, video che trovate comunque sotto le rispettive prove. Buoni per entrambi, dicevo, solo HD ma di buona qualità su Motorola, Full HD su G2 Mini. Audio che però viene catturato meglio su Motorola Moto G. Stiamo nella galleria, andiamo a vedere i nostri video di demo, perché qui LG G2 Mini vince, in quanto guardate la riproduzione del DVX con audio e tutto ciò che concerne, DVX che invece non viene riprodotto su Motorola Moto G, come avete visto. Anche l'MKV, riprendiamo la riproduzione, sì, viene riprodotto sì su Motorola ma senza audio. MKV che invece non ha problemi, perché sono rientrato nella camera, non lo so, dicevo, MKV che non ha problemi su G2 Mini, visto? Mentre 1080p che viene riprodotto benissimo per entrambi. Cerchiamo di farlo partire un attimo in contemporanea per vedere anche le velocità di apertura dei player video. Dovrebbe essere questo qui. Ok, partito subito su G2 Mini, qua ho sbagliato io a cliccare. Comunque vado ad abbassare l'audio di G2 Mini e ad alzare quello di Motorola Moto G. Tanto notifiche che arrivano, guardate che belli i contrasti su Motorola. Ok, usciamo, vado un po' avanti anche su G2 Mini e qui la differenza di bellezza del display si nota anche nei contrasti, si nota soprattutto la mancanza del sensore di luminosità. Andiamo alla home per entrambi i dispositivi. Vi parlo ora di parte gaming. Cerchiamo di aprire contemporaneamente il nostro Real Racing. Per entrambi c'è l'adattamento nella modalità immersive mode. Guardate la differenza dell'azzurro, come è più carico su Motorola. Davvero molto molto bello questo display. Aspettiamo i consueti tempi di caricamento, vediamo quale dei due arriva prima. Hanno lo stesso processore, dovrebbero arrivare pressoché uguali, infatti così è, entrambi un giga di RAM, l'ho già detto. Aspettiamo ancora il caricamento. Intanto vi dico che entrambi vengono riconosciuti con una GPU poco potente. Adesso andiamo a abbassare l'audio di G2 Mini. Sentite quanto è forte lo speaker di Motorola Moto G. Andiamo a effettuare le consuete regolazioni. Vedete, specchietti disattivi perché la GPU non è molto potente. Adreno 305 per entrambi. Partiamo. Ottima davvero la fluidità.
È davvero bella l'esperienza di gioco grazie a questo display. Va bene, usciamo dall'immersive mode, ce ne siamo fatti un'idea, alziamo il volume su G2 Mini, regolazioni e partiamo. Ok, anche in questo caso nessun problema per il reparto gaming, a parte forse quello della perdita di dettaglio del gioco. Quindi il reparto gaming ha pari merito come prestazioni, ma godibilità migliore sul display di Motorola Moto G. Parliamo ora di personalizzazione software, perché qui, come detto nella presentazione, l'approccio fatto dalle due case è completamente diverso. Android stock con pochissime personalizzazioni su Motorola Moto G. Abbiamo sì il Motorola Assist, abbiamo visto l'interfaccia della fotocamera leggermente diversa, vedete, ma comunque tutto qui, vedete, non vi sono particolari personalizzazioni anche nella home. Quindi Android stock permette comunque un'ottima fluidità su Motorola Moto G. Interfaccia completamente personalizzata in stile G2, se vogliamo, anche su questa versione mini, vedete le tab, non c'è una singola parte di questo smartphone che non è stata personalizzata da LG. Abbiamo l'ottimo toc toc per disattivare lo schermo e per risvegliare con il no code, che permette di impostare una sequenza di tocchi più ci aggrada. Abbiamo ad esempio la modalità ospite qui, che permette tramite blocco password di attivare solo determinate applicazioni che vogliamo noi. Abbiamo smart screen, smart video e tutte funzioni avanzate che abbiamo imparato a conoscere sugli altri LG. E questo però comporta sì un filo di reattività minore, ma comunque LG ha davvero lavorato molto bene sull'ottimizzazione di questo G2 Mini, perché non abbiamo particolari blocchi e impuntamenti anche su questo dispositivo. Abbiamo anche ad esempio una modalità facile su G2 Mini, insomma sono davvero molte le personalizzazioni. Andiamo a vedere comunque, per dovere di cronaca, la versione di Android su entrambi i dispositivi. Come potete vedere, entrambi sono aggiornati ad Android 4.4.2, sta arrivando in questi giorni la 4.4.3, e su Motorola Moto G purtroppo sul nostro modello ancora non è arrivata, quindi siamo a parità di sistema operativi. Andiamo a vedere, già che siamo nelle impostazioni, anche capacità di archiviazione, perché entrambi sono 8 GB, ma uno spazio totale di soli 3,87 su G2 Mini, mentre abbiamo uno spazio totale di 5,52 su Motorola Moto G. Però l'espandibilità di memoria è un plus importante per quanto riguarda G2 Mini. Andiamo ora alla nostra consueta prova di musicale. Apriamo i rispettivi player audio con la nostra canzone di test. Ripeto, buono l'audio ma volume non molto elevato su G2 Mini. Andiamo ad aprire il nostro Play Music sul Motorola. Riniziamo un attimo. Molto molto potente lo speaker di Motorola Moto G. Quindi parliamo di prezzi. Sono all'uscita erano 199€ per Motorola Moto G versione da 8 giga e quella da 16 a 50€ in più. 2,99 il prezzo di LG G2. Sono quasi 100€ di differenza, che si stanno mantenendo anche nel prezzo online. Forse siamo sotto
gli 80 più o meno di differenza. Da cosa sono giustificati su G2 Mini? Dalla profonda personalizzazione, dalle scorciatoie, dal lavoro che LG ha fatto su questo terminale, che permette di non rimpiangere più di tanto quelli di fascia più alta come G2 stesso, G2 standard ovviamente stesso, perché abbiamo le stesse funzioni, abbiamo, mi ero dimenticato di dirvi anche, la porta ad infrarossi qua in alto, e quindi un lavoro di ottimizzazione e di personalizzazione davvero importante per quanto riguarda LG G2 Mini, che per certi versi fornisce un'esperienza d'uso più pratica rispetto a quella data da Android Stock di Motorola Moto G. E Android Stock permette una fluidità, una reattività e un uso generale davvero ottimo su tutti gli aspetti per quanto riguarda Moto G, che rimane assolutamente uno dei terminali con rapporto qualità-prezzo più alto in assoluto. Manca sensore di luminosità, mancanza grave su G2 Mini. E manca l'espansione di memoria, mancanza grave su Motorola Moto G. Diciamo che la differenza di 100 euro non è giustificata nel piano generale, a meno che non vogliate la praticità e la personalizzazione che trovate solo da parte di LG. Con questo concludo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non lo siete ancora e a mettere mi piace al video se ovviamente il video vi è piaciuto. Fateci qualunque domanda nei commenti qua sotto al video, ma anche nell'articolo di approfondimento di cui ho parlato in precedente, che trovate su androidblog.it. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.